Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news. Sgomento e commozione per l'incidente accaduto sulla regionale 327 nel tratto che da Cesa porta a Foiano, dove ha perduto la vita il giovane Jacopo Sciabolini. Era alla guida della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, è venuto a contatto con altri mezzi che arrivavano in opposta direzione. Cordoglio nella zona dove il giovane era molto conosciuto. Il Comitato Emergenza Lupi è stato ricevuto a Roma su iniziativa di Fratelli d'Italia presso il Ministero dell'Agricoltura dal sottosegretario La Pietra. Il Comitato era accompagnato dal vicepresidente del Consiglio regionale Casucci, invitato come ospite, perché ha sempre seguito la vicenda con attenzione e ha portato al Ministero le 3.600 firme raccolte per risolvere questo annoso problema. I rappresentanti del Comitato hanno chiesto che sia fatto un piano lupi più attento alle esigenze del territorio. Domani in Serie D si giocano tre recuperi. La partita che monopolizzerà i maggiori interessi sarà quella di Piancastagnaio, dove la Pianese ospiterà il Livorno. Poi ancora in campo il Montevarchi a Ponzacco, Calori punta al pieno riscatto dei suoi dopo il passo falso interno con la capolista e si gioca anche a Poggibonsi, però in questo caso la partita con l'Orvietana durerà 45 minuti, visto che fu sospesa alla fine del primo tempo per un incidente al direttore di gara. Queste erano le nostre breaking news.